Il circuito carta qualità non raccoglie soltanto produttori agroalimentari, albergatori, ristoratori, ma anche artigiani ed artisti. È il caso dello scultore del legno Italo De Gaulle. Scolpire il legno è un'arte difficile, richiede pazienza, concentrazione, passione. Chiede anche di saper scegliere i soggetti da raffigurare. Italo De Gaulle, falegname e scultore, questi soggetti li ha trovati in montagna. Questo è un abbinamento, diciamo, tra la passione per la scultura e la passione per la natura, per la montagna. Difatti, vedete, i soggetti sono prevalentemente fauna di montagna e tradizioni locali. Abbinato a questo, abbiamo una falegnameria, io e il mio socio Gazzi, dove produciamo mobili su misura, adoperando solamente legni locali, trattamenti oli, cere, trattamenti naturali, senza vernici Per la o. sua duplice attività, De Gaulle ha deciso di affidarsi al parco, legandosi al progetto Carta Qualità, una scelta che nasce dall'amore per le montagne e il territorio bellunesi. Io al parco ci ho sempre tenuto, diciamo, ancora prima che nascesse, essendo appunto appassionato di natura, e poi niente, da visibilità, la possibilità di partecipare a queste mostre, entrare in questo circuito, che sicuramente è una bella cosa per noi artigiani, insomma. La sua passione De Gaulle non la riserva soltanto alle sue opere, ma cerca di trasmetterla anche agli altri, insegnandola. Faccio dei corsi una volta due all'anno nella falegnameria, sono corsi organizzati dalla Biblioteca del Comune di Santa Giustina e anche quest'anno c'erano 34 partecipanti, perciò c'è gente che. Peccato pochi giovani.